No, assolutamente non sono preoccupato, sono sereno, abbiamo lavorato in questi ultimi mesi in maniera molto proficua. Così il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, alla vigilia del G20 dell'economia in programma all'Arsenale dall'8 all'11, oltre 60 le delegazioni previste, per circa 500 persone già arrivate in laguna. Imponente il dispositivo di sicurezza che a Venezia così non si era mai visto. Abbiamo 2.000 circa operatori di polizia, abbiamo tante barche in acqua, abbiamo messo in piedi anche delle piccole difese passive per darci una mano attorno all'arsenale. Predisposto alla Marittima un centro servizi interforze, mentre al Tronchetto lavoreranno nella Smart Control Room componenti di tutte le forze dell'ordine, anche grazie all'occhio di 600 telecamere. Già segnalati alcuni disagi per i cittadini a causa delle limitazioni imposte dai protocolli di sicurezza. Ci sono anche tanti vantaggi, la città comunque è rimasta una città aperta, chi vuole andare in giro per Venezia ha la possibilità di farlo, ristoranti sono tutti aperti, esercenti sono tutti aperti, nella zona dell'Arsenale ci sarà qualche disagio in più. La giornata che si annuncia più calda sarà sabato, quando alle 14 migliaia di persone manifesteranno l'appello del questore di Venezia, Maurizio Masciopinto. Noi siamo lì a tutelare i loro diritti, siamo lì a tutelare i diritti dei cittadini veneziani e quindi contiamo sul senso di responsabilità di queste persone. Ci aspettiamo nessun atteggiamento di violenza da costoro, che evidentemente vogliono soltanto raccontare le loro ragioni.